Sembrava tutto facile per il Milan, padrone del campo nei primi 20 minuti, poi il gol di Gattuso, anziché galvanizzare i campioni d'Europa, li ha quasi narcotizzati ed è uscito fuori il Perugia con la sua grinta, con il fiuto del gol di Vrizas. Anzi, il Milan ha rischiato anche di subire la seconda rete. Vediamo come. Cominciamo il montaggio firmato da Mario Piergentilli proprio con l'episodio della Moviola. Siamo al 34esimo sull'1-1. Duello tra Botroid e Maldini. Va giù l'attaccante del Perugia che reclama invano il calcio di rigore. Paparesta non è di questo avviso né riceve segnalazioni dal primo assistente Pisacreta. È il Perugia delle grandi occasioni al Curi, due campioni del mondo in panchina, Cafu e Rivaldo, Kakà e Rui Costa in campo dal primo minuto, come Ambrosini peraltro. È un Milan che prova a colpire sulla fascia destra, cross di Gattuso, niente da fare per Shevchenko. Cosmi vede la sua squadra soffrire nella parte iniziale del match, si sfoga con i suoi in panchina. Rui Costa illumina il Milan con i suoi lanci, Shevchenko, tiro fuori bersaglio, peraltro visto da Paparesta un fallo di mano da parte dell'ucraino che le immagini non documentano. Conclusione sbagliata con l'esterno da parte di Shevchenko che poi mette in azione Kakà. 21enne brasiliano pesca Inzaghi, tempestivo ma non preciso. Gheddafi fermato dal mal di schiena in tribuna con il patrono Luciano Gaucci ed eccoci al gol di Gattuso, splendido per intuizione e precisione, niente da fare per Kalac che peraltro forse parte con un attimo di ritardo. Ancelotti aspetta Gattuso che però ignora il tecnico rossonero perché attraversa tutto il campo per andare a raccogliere l'applauso dei tifosi del Milan dalla parte opposta. Secondo gol da milanista di Gattuso, il Milan non aveva segnato nelle ultime tre partite ufficiali al Curi e al Curi non segnava da 2 anni. Ancora un tunnel anche a Di Loreto con il suo destro, il gol di Gattuso. Colpo di testa da parte di Vrizas, sembra netta la rimessa da fondo campo, ma tra lo stupore generale viene concesso calcio d'angolo. Ed eccoci all'azione del pareggio. Caparbio, Zemaria, si ferma a Gattuso, niente da fare per Maldini, avvitamento di Vrizas che brucia Ambrosini nel duello aereo ed è il gol del pareggio. Quinta rete al Milan per Vrizas nella sua carriera, Vrizas alla 100ª partita nella Serie A italiana, 24 gol in A con la maglia del Perugia, eguagliato il record di Bagni, dunque davvero una giornata storica. Ed eccoci all'episodio con cui abbiamo aperto il montaggio, qui vediamo una netta inquadratura che testimonia come Maldini non prenda la palla ma con la coscia sinistra sposti il corpo dell'avversario. Paparesta non ha concesso il calcio di rigore, poi Rui Costa in zona recupero sul finale del primo tempo, pesca Shevchenko ma è grande Kalac con il suo colpo di reni. Andiamo alla ripresa, punizione messa fuori da Grosso, poi ammonito Ambrosini per trattenuta di Botroide. Gattuso, anche uomo assist, rifinitura per Shevchenko, piatto sinistro ma palla sul palo, poi Aliu e Diamuten. Rivediamo proprio dalla parte di Shevchenko. Ancelotti decide di togliere Gattuso e di mandare in campo al suo posto Pirlo, con Ambrosini che rimane in campo da diffidato. Episodio di sportività di Shevchenko, Fusani a terra mette la palla fuori, complementato da un paio di avversari. E qui lo scontro tra Kalac e Inzaghi, non c'è cattiveria da parte di Kalac, ma problemi per Inzaghi, portato in ospedale per controlli, fortunatamente niente di grave. Secondo cartellino giallo per Ambrosini, dunque espulsione. E Milan che rimane in inferiorità numerica, dentro allora Cafu al posto di Shevchenko. Ma il Perugia non ha più forza e lucidità nel finale di match. Qui fermato Thomasson per fuorigioco, non facile, anche se sembra valida la segnalazione di Pisacreta. Si lamenta Cosmi con i suoi che hanno 25 minuti in 11 contro 10 e non ne approfittano. Dunque finisce 1-1, il Milan ha perso al Curi le ultime 3 sfide di campionato, oggi un punto ma un vantaggio protetto solo per 12 minuti dal gol di Gattuso a quello di Vrizas. Linea a Roma.